Original Calafro, insieme a Reggio a Canestro, originale combination, direttamente dal sud. Sentila! Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più prestero de modè. Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più festero de modè. Dal web alla curva la folla che suda, gente in doppia fila ma non scatta la multa, la palla nel cesso, un solo gesto, un terzo tempo, ehi, troppo netto, in tutte le squadre del tuo circondario, per ogni avversario, ehi, sarà un calvario, calabresi NBA, se ci sei, Reggio a Canestro e Calabro e DJ. Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più prestero de modè. Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più festero de modè. Pronto per la gara, perché la sorte a volte amara, ti lascia una vita in pace, solo preste condinaria. Ok, si vince in 5, ma se l'anima lo spinge, moltiplica per 1000, quei 6 metri e 25, questione d'attributo, chi sta in campo e chi seduto, la regola qui è prenderla e metterla nel buco, e non contare i falli, anzi se devi farli, colpisci il destino, mancino, come Chris Mullin, impuliti coi gomiti, con mani ed occhi aperti, lascia solchi con le Ewing sul parquet dei palazzetti, rimango diffidente, vista l'ironia dei tempi, sorrido alla gente, solo se indosso i paradenti, lo faccio per le folle, b-boys, wanna be bollet, questa samba scana, chi c'ha karma e gamba molle, guardiani del playground, non signorine isteriche, difendi pasta e tira come big concetti e metriche. Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più festero de modè. Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre. Era benvenuti con Turin Basket, la... Non colso flow, parte dribbla, poi la tripla e si infiamma il palasforte, il coach chiama lo schema, 24 atti, nei palleggi del playmaker che scandiscono i miei battiti, non è tachicardia, non so neanch'io cos'è, ma è amore, il rumore delle suole sul parquet, il sudore della fronte, testimonia la pazzia, che se salto e tocco ferro non è festa la malattia, con la palla in mano e assaporo ogni sospicchio, corro il rischio e colpisco fino a quando sento il fischio, ed il cronista in radio commenta in diretta come Armstrong, i miei tre passi dentro la lunetta, il gioco e le sue regole, come nella vita io vado avanti, tra risse e pianti ad ogni partita, e guardo indietro i miei ricordi, mentre cresco e le mie migliori azioni solo su Reggio a Canestro. Buonasera, benvenuti con Turin Basket, l'appuntamento con la pallacanestro. Io sono Giovanni Mafrici, accanto a me c'è Gioacchino Granata. Buonasera. Dobbiamo presentare innanzitutto il reo confesso del fatto dell'ultima ora. Allora, ogni mercoledì sul portale Reggio a Canestro va in onda Basket e Arte, un ormai noto concorso, un concorso a premi dove insomma... in tanti provano a emulare le gesta della storia dell'arte. Adesso no, non lo facciamo lunga! Scusati Carlo, no, Carlo... No, no, chi ti ha dato la parola? Dai, raga! Stai fermo al tuo posticino, no, non proferire parola. Va bene. Quando ti presenteremo, le uniche parole che dovranno uscire dalla tua bocca saranno chiedo perdono, abbiamo anche una va testimonianza fotografica della cosa... E a quel punto potrei dare le tue motivazioni va bene. E farti offendere va pubblicamente. Bene. Allora, Carlo Vetere l'ha combinata grossa, un messaggio molto troppo allarmistico nei confronti della struttura Nero Arancio, non si è capito nulla, tante sono state le interpretazioni di tutto questo, alla fine che cos'era e cosa non era? Era il quadro di Pasquale Favano, l'urlo di Munch. L'urlo di Favano. Ora...
Parola al colpevole. Perché l'hai fatto? Dichiarazioni spontanee. Ma non è questo. Allora, è il l'oggetto. No, no, cosa devi dire? Allora, chiedo perdono. Ti sei venduto per qualche click. No, no, assolutamente. No, era soltanto una forma di promozione della nostra rubrica Basket e Arte. Niente di più, niente di meno. Volevo cavalcare l'onda della vittoria della Viola, quindi pensavo che tutti fosse spensierati, ecco, tranquilli. Ecco, l'unica attenuante che ti do è dovuta al fatto che visto che praticamente viviamo in un periodo in cui non ci sono certezze, no. Si vive nel pericolo, sul filo del rasoio, hai capito? Quindi appena è arrivata una notizia un po' così, si è scatenato il panico in città. Premessa, questa Basket e Arte doveva essere pubblicata mercoledì, per cause di forza maggiore abbiamo dovuto anticipare la pubblicazione. Tra sms, email, grida contro grida, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, offese passano su. Comunque ci tenevo a dire che io mi dissocio perché non faccio parte, lo sottolineo da anni, direi già che nessuno, non prendetevela con me, non scrivete a me. Ma non è vero. Soprattutto usando il termine voi di Reggio Accanestro. Tu fai parte del governo ombra. No, io non faccio parte di niente. Abbiamo le carte firmate. Ma Giochino, noi di Turin Basket ci dissociamo da Carlo Vedere. Ecco, io da Turin Basket, Carlo Vedere è lì per il taglio. Ci dissociamo. Vai, d'accordo. Dovreste presentarsi alla prossima puntata dicendo che è una notizia scoop. Nessuno. È pronto a essere esonerato. Cioè, Carlo, la nostra credibilità ormai è sotto lo zero. C'è chi, c'è chi ci vorrebbe mandare addirittura alla Leonia. Sei contento? Sì, vabbè, addirittura. 12 anni di lavoro e di successi bruciati. Bruciati grazie alla... E questa è la cosa che mi ferisce di più in tutto questo, è che è passata sotto traccia la grandissima performance di Pasquale Favano in tutto questo, perché no, non si è dato il giusto peso. Poverino, guarda, io per fare quella fotografia, tra l'altro, poi conoscendo Pasquale non è che ho dovuto insistere più di tanto, si è prestato allo scherzo. Comunque anche Pasquale ha detto, mi raccomando, non lo dire a nessuno. Io non l'ho detto, soltanto ho lanciato un piccolo allarme, diciamo. Quindi la colpa è di Favano. Sì, naturalmente, andate da Pasquale... parlare con lui. Chiaramente Carlo, chiediamo scusa a tutti gli amici, io lettori, non chiedo scusa a nessuno, mal di cuore, no, come non chiedi non scusa? Non chiedo scusa a nessuno. Quindi dobbiamo stare attenti, ci vuoi dire? Assolutamente no, dai. Io vorrei salutare la più veloce, il click più veloce è stata Maria Carmela Vazzana. È vero. Che voleva sapere che cosa fosse successo. Però poi è stata tranquillizzata, niente di che, una scelta goliardica di una rubrica così di pallacanestro. Stiamo parlando di sport, non stiamo parlando di vita reale. Vorrei tranquillizzare tutte quelle poche persone, diciamo 2-3 persone che un attimino si sono punti o feriti nell'orgoglio. Tranquillizzatevi, stiamo parlando di pallacanestro, è una cosa, le cose gravi, ho specificato, le cose gravi sono altre, quindi pensiamo alle cose gravi nella vita reale, adesso parliamo di sport. E parliamo della Viola Reggio Calabria, una Viola che vince. Pensa se la Viola avesse perso, Carlo, pensa. No, non mi sarei mai permesso, non lo avrei mai fatto per questo. Comunque tiene banco sempre la vicenda legata al Palasport, si spera che si possa risolvere la vicenda a Botteghelle. Tralasciamo questa, parliamo di basket, Giovanni, abbiamo vinto, parliamo di questo, Giovanni, parliamo di questa Viola, presentaci un po' anche perché partita. Se non sbaglio, scusatemi, voi due avete avuto un ruolo in questa vittoria non indifferente. Noi diciamo che ultimamente... Quantomeno diciamo Giovanni. No. Perché tu ti sei autoaccusato. Perché io in questo caso non è in qualità non di Reggio Accanestro, ma di avvocato opinionista, consulente esterno, sono stato contattato da Giovanni Matrici per condurre con lui la telecronaca, come avevamo fatto, posso dire modestamente, con degli ottimi risultati sportivi, non voglio nemmeno commentare. Era stato molto seguito. Eravamo arrivati 2 volte in finale, l'anno scorso cavalcata trionfale, quest'anno non sto qui, diciamo, non è nel merito. Negli anni passati ci ha fregato lo spareggio fuori casa, fondamentalmente. Sì, vabbè, non è che potevamo pure andare in trasferta, voglio dire. Fino ad arrivare a questa vittoria qui. Fino ad arrivare a questa vittoria, esattamente. Quindi, diciamo, dal nostro punto di vista, siamo in attivo a livello di vittorie e sconfitte, possiamo dire. Sì, senza dubbio, siamo in super attivo, anche perché... Una vittoria che è maturata come poi, tra l'altro, scusate? Alla grande, una grande rimonta, 13 punti di scarto.
grazie ad una mossa. Una mossa, il coach Ponticello era contentissimo della mia domanda. Del fuori onda. La mossa Sabatino, ovvero Sabatino incollato a Sowell. E come doveva essere incollato? Lo posso dire in napoletano. Ma certo, devi ingollarti. Come un pruppo a mare. Ha detto così. Ha detto così. Un pruppo sullo scoglio sarebbe stato perfetto. Si è incollato il buon Nunzio e questa è stata la carta di Sabatino. Abbiamo chiarito con, perdonatemi, con... Stiamo parlando di pallacanestro, quindi siccome Sabatino. Stiamo parlando di pallacanestro, non può essere chiamato per nome Nunzio, perché qualcuno vorrebbe fraintendere, verrà chiamato si offenderebbe Sabatino. Sabatino, Sabba, il giocatore col numero 11 che gioca nella Viola Reggio Calabria, cioè qualunque cosa, tranne il nome. Il talentuoso Nunzio, quindi, si avvinghia a Sowell, 24 punti fino a quel momento, e ne blocca completamente le giocate offensive. Grande, grandissimo il lavoro dell'MVP Gennaro Sorrentino, spettacolare la prima uscita a casalinga per il nuovo innesto, l'ala britannica Ashley Hamilton. Guarda, sinceramente sembrava Howard a un certo punto, Howard al top. Allora, innanzitutto direi che non posso che concordare, anche perché ti avevo proprio fatto notare spesso in telecronaca questa difesa incredibile da parte di Sabatino, non tanto perché non è un buon difensore, perché fino ad ora ha sempre dimostrato di poter tenere in difesa contro chiunque, è sempre un giocatore giovane, quindi ha molta energia, ma più che altro per la prestazione che aveva sfornato fino a quel momento Sowell, 24 punti in tre quarti, in media praticamente per abbondante trentello, è stato veramente annullato da Sabatino, che ne ha arginato tutte le possibilità di attaccare il canestro. Di contro, tutta la formazione a quel punto di Roseto perdeva un po' quello che era stato la guida nei primi tre quarti, e a parte qualche canestro da fuori genovese, perdeva un po' la via del canestro. Bravissima la Viola ad approfittarne, particolarmente con due giocatori, giustamente i due MVP, possiamo dire così, Gennaro Sorrentino, che finalmente ha fatto vedere quello che tutti si aspettano a lui, ossia una prestazione completa nei due lati del campo. Ha giocato un po' più da guardia che da playmaker e ha fatto vedere di avere un buon tiro da tre. Può capitare un periodo a un tiratore non positivo come è stato nelle prime giornate, ma ha veramente sfornato una prestazione ottima. E il nuovo arrivo Hamilton. In conferenza stampa, nuova domanda per la 80ª volta per Gennaro Sorrentino. Ti senti più play o ti senti più guardia? Beh, io penso che lui possa giocare entrambi i ruoli, ma ovviamente con caratteristiche diverse. Non è un playmaker fantasioso, un grandissimo costruttore di gioco, secondo me. È un grande difensore, un buon tiratore, magari spostato a giocare qualche minuto, magari non tutta diciamo, la partita, nella posizione di guardia, con a fianco un play come Sabatino, può dare tanto a questa formazione. Perché non dimentichiamoci, ne ha dato dimostrazione nell'ultima partita, che ha un ottimo tiro da tre punti e soprattutto il playmaker storicamente deve comunque tendere a far giocare la squadra, quindi non è facile prendere magari qualche tiro quando bisogna mettere in ritmo il Bell, il Caprari, l'Ammannato in questo caso. Da guardia hai un po' meno responsabilità, diciamo, di costruzione del gioco e più responsabilità al tiro. E magari, come è stato nell'ultima partita, puoi realizzare più punti, punti che sono risultati decisivi. Ma decisiva, a pari merito, è stata la prestazione di Hamilton, veramente un giocatore che è stato dominante in questa partita. Ha perso qualche pallone per infrazione di passi, e ha sbagliato magari anche qualche conclusione, ma ha dato la dimostrazione di avere innanzitutto voglia di vincere. E la dimostrazione è stata nell'ultimo possesso del terzo quarto, se non sbaglio, mancavano 7 secondi, ha chiesto la palla persa, ha giocato uno contro uno, ha fatto canestro, e soprattutto abbiamo visto che ha delle doti atletiche fuori dal comune, ha stoppato, comunque sporcato parecchi tiri degli avversari, ha provato una schiacciata che se fosse riuscita veramente avrebbe portato in visibilio il pubblico, soprattutto avrebbe vinto la top 10 per tutto l'anno, perché è veramente staccato alla linea dei tre punti, e comunque è stato decisivo nei momenti importanti. Permettimi di sottolineare anche l'ottima prova di Marco Ammannato,
che non era al 100%, ma ha preso una miriade di rimbalzi veramente, penso abbondantemente oltre la dozzina i rimbalzi di Marco Ammannato, è una prestazione tutta sostanza che è servita. Assolutamente sì, e in top 10 al posto di Hamilton ci va Keon Bell, partita a sprazzi per lui, che canestri importantissimi, specialmente nel secondo quarto, e poi ci sarà Roseto. Dell'aspetto gli abruzzesi ne parleremo dopo la pausa pubblicitaria con un nuovo ospite su Touring Basket. Touring 104 Sport Sera, il notiziario sportivo di Radio Touring 104. Eccoci nuovamente con Touring Basket. Insomma, parlavamo di Viola, parlavamo di un bellissimo successo contro Roseto. La formazione dell'Arancio chiaramente lascia il penultimo posto in classifica. Nel penultimo posto rimane invece Firenze, che cambia guida tecnica. Un altro grosso nome per questa Lega 2 Silver va in sella con Acciattilio Caia. Carlo, mica male. È un nome comunque di grosso richiamo, di grosso rilievo nel panorama cestistico nazionale. Attilio Caia lo ricordiamo ovviamente nel suo apice in quel di Roma, è un allenatore che comunque ha fatto un po' di storia, possiamo dirlo, della pallacanestro italiana. Non ci sono, quantomeno a mio modesto punto per quanto riguarda il mio modesto punto di vista, non ci sono più categorie, quindi ti ricordi tutti quei grossi nomi che ad esempio no, io non scendo nelle categorie minori, io sono allenatore di Serie A. Adesso con l'abbattimento di, chiamiamole, le barriere, i confini nazionali, ormai ci sono tutti, c'è una serie di offerte per quanto riguarda allenatori e giocatori, quindi anche i grossi nomi molte volte scendono di categorie e vanno a fare le ricchezze dei campionati e delle squadre minori. O forse non essendoci tante opportunità e non anche, essendoci tanti anche soldi in giro, quando c'è qualcosa meglio sfruttarla, non è più come una volta, dice no, non vado in B1 perché tanto troverò una squadra. Non è più così, purtroppo. Sì, il numero, guarda, con queste regole, ovviamente abbiamo parlato, sviscerato la settimana scorsa con Joe fuori, queste regole un pochettino, chiamiamole anche dei parametri, hanno praticamente sterminato la maggior parte delle formazioni, anche tra l'altro piazze storiche, quindi c'è stato un crash di circa 60-70 formazioni a livello nazionale, quindi 70 o 60 allenatori ad esempio potenzialmente sono a piede libero, ma tutto per colpa di regole scellerate, e nessuno ancora oggi prende provvedimenti sotto questo aspetto, cioè il numero delle squadre sta sempre scemando, il numero di giocatori è sempre in aumento per quanto riguarda i giocatori a spasso, chiamiamoli così, non voglio dare un dispregiativo. Però c'è qualcosa che va cambiato, cioè i numeri della pallacanestro rispetto anche ad altri sport stanno diminuendo a vista d'occhio, quindi chi deve prendere delle decisioni, in questo caso la Federazione di Roma, deve un attimino rivedere le scelte fatte in passato, che quantomeno questa scelta dei parametri hanno dissanguato, hanno gambizzato praticamente la pallacanestro italiana, si può dire, e non getti fumo negli occhi, secondo me, il fatto che si sia vinto un titolo europeo under 19, che l'under 17 va bene, questo è soltanto una pagliuzza, la trave è tutt'altra cosa. Se non si prendono provvedimenti alla svelta, qui non si chiamerà più Touring Basket, ma cambieremo il nome quanto prima. Sì, assolutamente sì. Adesso proviamo a contattare un ospite protagonista di Viola Roseto. Che ricordo hai di quest'ospite, Gio? Beh, giocatore, ho avuto modo di conoscerlo per le sue esperienze particolarmente negli ultimi periodi della sua carriera, qui in Calabria, in C1, nell'allora C1 vestiva la maglia del Rosarno con degli ottimi risultati, veramente un tiratore da tre infallibile, è stato anche a Siracusa con la quale ha vinto, se non sbaglio, il campionato quell'anno agli ordini di coach Marletta. Stiamo parlando ovviamente di Marco Verrigni, che attualmente è il direttore sportivo della formazione di Roseto, che è stata appunto la formazione che
affrontato la viola nell'ultimo turno. Un Arroseto che ha messo in mostra un americano come Sowell, dicevamo, di notevole valore, ma che nonostante il buon momento, era appunto primo in classifica fino alla partita contro la viola, e manca un po' nel settore lunghi di un titolare, perché appunto oltre a Bisconti il 4-5 titolare era Lillo Leo, che nella previsione di inizio stagione doveva fare appunto il cambio dei lunghi. E diciamo questo non per criticare Roseto, ma per dimostrare come i discorsi, diciamo, che si fanno, ogni tanto si sentono, si leggono sulla viola, sono allargabili a tutto il territorio nazionale, ossia un giocatore, una guardia, un pivot, un americano possono mancare o essere stati indovinati o meno da tutte le società. Certo è che proprio perché non è facile, non è più come una volta fare una formazione proprio negli anni in cui, diciamo prima, in cui si poteva fare affidamento innanzitutto su dei budget magari maggiori, soprattutto non c'erano dei vincoli di regole, di under, over, minutaggio, premi e compagnia cantante, era tutto abbastanza semplice, si prendevano dei giocatori, possiamo dire così, dall'usato sicuro, quei giocatori di categoria, si mettevano in squadra e si infarciva poi il tutto con uno, massimo due giovani del vivaio. Adesso i giovani devono essere perlomeno tra i tre minimo dei quattro, di cui almeno due di questi devono essere pronti a scendere in campo. Nel caso della viola addirittura quattro giovani proprio da regolamento sono stati utilizzati, come Sabatino, Sorrentino, Spera, e ovviamente del roster fanno parte anche Lubusor e Viglianisi. Lubusor che potrebbe tranquillamente, qualora ce ne fosse bisogno, essere impegnato. E poi anche ricordiamo che dal punto di vista della carta d'identità anche Hamilton, Bell e Fabbi non sono certo degli anzianotti, ma sono dei ragazzi classe 89, 90 e 91. Quindi diciamo che completare un roster non è più semplice come una volta, e questo può capitare anche a squadre dal blasone importante come quella di Roseto. Come hai visto l'apporto di Luca Bisconti, il pivot della formazione di Roseto? Beh, in questa partita è stato un po' gravato dai falli, ha sofferto un po' dover marcare Ammannato ed Hamilton, che hanno attaccato parecchio il ferro. Bisconti non lo scopro di certo io, è un giocatore che ha vinto più volte il campionato di B1, in particolar modo quando era allenato dal nostro regino Giovanni Benedetto, e soprattutto ho avuto modo di conoscerlo ai tempi del centro viola, e quando lui era venuto col gruppo dell'83-84 allenato da Massimo Bianchi, è supervisionato anche, se non sbaglio, da Pasquale Iracà, che aveva tesserato in quel periodo Bisconti, Lestini, ricordo il playmaker Davi, Ungaro, insomma un paio di Agosta, proprio dei giocatori che poi parecchi dei quali abbiamo rivisto più avanti in maglia viola, e che è sempre un piacere incontrare, oltre al fatto che nel caso di Bisconti ha lasciato un buon ricordo anche dal punto di vista umano, ha parecchi amici ancora qui a Reggio, e soprattutto è stato ha avuto esperienze sin da ragazzino anche nei campionati reggini. Ricordiamo la sua esperienza con la cestistica lazzarese qui a Reggio, e soprattutto il fatto che in B1 è un po' un'istituzione, ha vinto veramente parecchi campionati, ha fatto un gran bene. Eh sì, e questa è la viola che gioca all'interno di un campionato sempre più strano, sempre più equilibrato, tutti possono vincere contro tutti, lo diceva giustamente Phil Melillo al termine della gara, lo ripeteva coach Ponticello. E lo dicevamo noi anche martedì nella scorsa trasmissione, non ci deprimiamo troppo per una sconfitta come quella di Bari, sì, non è stata bella, ha lasciato magari un po', vogliamo dire, una piccola cicatrice, perché non fa mai piacere perdere contro l'ultimo in classifica, però la viola direi che si è ripresa alla grande. Il coach diceva, se prima non eravamo dei brocchi, adesso non siamo diventati dei supercampioni. Sì, il concetto ultra condivisibile questo di coach Ponticello, il quale vuole far mantenere innanzitutto i piedi a terra alla propria formazione, ma soprattutto
direi, trasmettere una certa dose di realismo anche all'esterno della squadra, perché è facile parlare per noi addetti ai lavori, per i tifosi, su Facebook, gruppi di Facebook, giornali e quant'altro, ma chi quelli che realmente conoscono la situazione della squadra, i motivi di una vittoria, di una sconfitta, che possono esaminare perché non gioca un giocatore, perché gioca di più, perché gioca bene o gioca male, sono gli addetti ai lavori, i giocatori stessi. Cioè, gli addetti ai lavori intendo in questo caso non i giornalisti, con il massimo rispetto per tutta la categoria e chi si cimenta in questa cosa, ma sono proprio lo staff della Viola e i giocatori stessi, come del resto in qualsiasi squadra. Quindi quando Coach Ponticello, dopo la sconfitta in Bari, diceva siamo amareggiati, siamo avvelenati e vedrete una reazione, beh, devo dire che la reazione c'è stata, e quindi Ponticello non aveva detto le solite parole da conferenza stampa, ma era qualcosa di reale che si percepiva all'interno del gruppo. Turin Basket ritorna dopo la pausa pubblicitaria. E quindi l'argomento principale chiaramente è la Viola. Gio, va tutto bene tutto questo allarmismo? Sì, stavo controllando appunto i social network per vedere se l'incolumità di Carlo Vedere era... Lo vengono a prendere sotto la radio, mi sa. Sì, infatti io e Giovanni Mafici ci dissociamo, lo ripetiamo e lo ripeteremo, non vogliamo responsabilità, è tutta colpa sua. Adesso forse finalmente abbiamo in linea il nostro ospite che si è fatto un po' attendere, quindi come minimo ci aspettiamo qualche scoop di mercato, perché dopo tutta questa attesa è il minimo che ci posso offrire. Buonasera al nostro ospite Marco Verrigni. Buonasera a voi. Allora Marco, una sconfitta a Reggio Calabria, io ero desideroso di conoscere il tuo pensiero, come hai visto questa partita? La partita per noi è stata, diciamo, un po' una l'ennesima prova che fuori casa non siamo in grado di gestire determinate situazioni, del tipo che quando siamo andati al terzo quarto, finale terzo quarto, più siamo riusciti a prendere vantaggio di 13 punti, e lì dobbiamo essere veramente più lucidi, più freddi e riuscire a gestire la situazione di vantaggio, perché altrimenti così fuori casa prendiamo una costante e non riusciamo a vincere nessun tipo di partita. Se non vince la partita, quel vantaggio diventa duro fuori casa. Un campionato sempre più strano, tutti possono vincere contro tutti, che cosa ne pensi? Sì, questa è l'idea che avevo prima che iniziasse questo campionato, perché il campionato alla fine chiamiamo la vecchia B1, la dilettanti, comunque equivale alla terza divisione nazionale. Quest'anno c'è una novità di due stranieri da inserire, e dove inserisci due stranieri per squadra penso che sia una costante questa cosa che hai detto tu, nel senso che gli americani il più delle volte, alla base italiana va bene, ma il più delle volte gli americani una partita singola possono fare la differenza sempre e comunque, quindi c'è da aspettarsi di tutto ogni domenica. Come hai visto la Viola Reggio Calabria, il tuo avversario? Guarda, io l'avevo vista la settimana prima, ne avevamo visto un po' di filmati ovviamente della partita precedente, e dicevo a tutti, soprattutto predicavo umiltà, perché detto, guarda, non è quella squadra che abbiamo visto lì a Bari, e sapevo che comunque non è, ovviamente non è una squadra di primissima fascia, ma comunque è una buona squadra che va presa con le dovute molle, quindi io sapevo che ci aspettava una gara difficile, e così è stato, a dimostrazione del fatto che comunque una squadra che era anche abbastanza acciaccata, con un mannato che ci diceva dalla vigilia non scendesse in campo, comunque una squadra messa bene in campo con un ottimo allenatore, che io ritengo un ottimo allenatore, preparato, che sa mettere bene le squadre in campo, quindi sapevo le difficoltà alla vigilia, e purtroppo questa cosa per noi è stata confermata, che era una squadra da prendere con le dovute precauzioni. Marco, ne parlavamo lontano dai microfoni, Roseto è una città di basket come Reggio Calabria, ci puoi dire un attimino che cifre ci sono a Roseto, quanta gente va al palazzetto?
Guarda, dall'anno scorso abbiamo fatto gli spareggi per andare in questa categoria, dove poi è andata male la finale, abbiamo arrivato i secondi e abbiamo perso la finale, però come stanno vedere quest'anno, l'anno scorso si era arrivato un entusiasmo clamoroso, siamo arrivati i giorni della finale a 3.500 persone, che è stata un po' una costante di tutta la fase dei playoff. Quest'anno eravamo ripartiti sulla stessa onda, nel senso le prime partite, partiamo sempre da una base di 2.500 persone. Quindi voglio dire, Roseto, Reggio, ti parlo di altre piazze in Italia, quali possono essere Brindisi, posti di tradizione che hanno avuto sempre la pallacanestro, hanno avuto sempre il calore, l'apporto dei tifosi, quindi su questo, questa è una cosa su cui possiamo contare, è una cosa molto molto positiva. In tanti ricorderanno una tua splendida annata in Calabria, nella vicina Rosarno. Tu cosa porti con te di quell'esperienza? Ma esperienza, io ero già diciamo a fine carriera, in età abbastanza avanzata, però ho dei ricordi molto belli di quell'annata, soprattutto della Calabria e dei calabresi, quindi porto molto rispetto per la gente della vostra regione, perché con me sono stati veramente super. Senti ancora qualcuno di quel gruppo? Sì, li sento, anzi li saluto se sono in ascolto, tutti i ragazzi che giocavano con me quegli anni lì, particolarmente i ragazzi comunque di Reggio, perché in quella compagine diciamo che militavano in tanti. Crisi del basket, sono 2 anni che Antonio Iaria, per scelte personali o no, non gioca, che ne pensi? L'ho sentito proprio domenica scorsa, e poi non ci siamo visti perché lui aveva degli impegni. E infatti gli ho detto, è uno spreco che non giochi, perché comunque lui era un giocatore di quelli veramente talentuosi, che poteva aspirare con un po' più di applicazione, un po' più di, con meno impegni lavorativi, poteva aspirare a fare giocatore di altri livelli. Marco, è stato un piacere, in bocca al lupo per il proseguo del campionato e ci sentiamo presto. Piacere mio, un saluto a tutti e crepi il lupo anche a voi, in bocca al lupo. Grazie mille, questo era Marco Verrigni, direttore sportivo della Modus Roseto, gran bei ricordi, gran belle triple per lui. Sì, veramente un tiratore infallibile, direi che si è sembra brutto il riciclato, è ripartito nel ruolo di dirigente dopo aver finito la carriera da giocatore in una piazza come Roseto, una piazza che come abbiamo gli vuole potuto, un gran bene. Una piazza che gli vuole un gran bene, una piazza che come abbiamo potuto ascoltare fa delle cifre che ci fanno un po' vergognare, diciamo così, perché noi con tutto l'affetto e il bene che questa città, come la città di Reggio, ha dato e ha sempre dato alla Viola, vedere delle partite di campionato in cui si fa fatica a raggiungere le 1000 unità fa un po' male. Indipendentemente, non voglio entrare nel merito della situazione del Palabotteghelle, Palapentimele, sono situazioni sicuramente particolari, le situazioni che vanno risolte, ritengo abbastanza sbagliato prendersela con l'uno, con l'altro, con chi c'era prima, chi c'è dopo, i commissari, la Vis, Muscolino, chiunque. Dobbiamo prendere atto della situazione, vanno trovate delle soluzioni, va principalmente, primariamente sbloccata la situazione del Pala Pentimele, o meglio il Pala Calafiore. È una situazione quella vergognosa, su questo non si può discutere, ed è un peccato non poterlo riempire di persone. Nel momento in cui la Viola ha raggiunto il suo massimo di risultati negli ultimi 3 anni, ossia le 2 finali e la cavalcata importante l'anno scorso, si arrivava a sfiorare le 2000 unità, ma si aveva la sensazione che fossero più degli ex appassionati, degli appassionati che non avevano però quella voglia, quella costanza di seguire le partite durante tutto l'arco di un campionato. E questo è un grande peccato, perché attraverso gli abbonamenti, attraverso i biglietti, attraverso questo piccolo aiuto che i tifosi possono dare, e appunto può essere meno gravoso per le casse del proprietario e della proprietà e dei soci,
quello di mantenere per la Viola una categoria importante, fondamentale e spettacolare come questa, di questa Lega 2 Silver, che come possiamo vedere durante le azioni, le migliori azioni della settimana, ormai vede sprazzi di gioco che forse non ci si poteva immaginare di vedere da parecchi anni qui a Reggio. Voltiamo pagina, ci trasferiamo al campione di NC, continua la cavalcata vincente della Planet Basket Catanzaro, che vince anche contro la Green Palermo. È stato un weekend assolutamente positivo per le tre squadre calabresi, vince anche la formazione di Cosenza, Città di Cosenza, che batte anche la resistenza della Cireale, successo nel sabato nell'anticipo per la Vis Reggio contro il Mazzara, sempre più ultimo a quota zero, nonostante un roster sempre più competitivo. Sì, partirei con l'analizzare la vittoria che apparentemente poteva sembrare scontata da parte del Catanzaro contro la Green Basket Palermo, una Green Basket però da non sottovalutare, perché comunque l'avevamo vista qui a Reggio contro la Vis, è una formazione ostica, Catanzaro ha avuto la meglio, e Catanzaro che si conferma imbattuta in questo campionato, direi che ha messo un importante sigillo che può confermare quello che dicevamo all'inizio dell'anno, ossia che con l'Aquila Palermo il Catanzaro è un po' la favorita per la vittoria finale del campionato. E poi ricordiamoci di un Cosenza che ha perso esclusivamente contro Catanzaro e poi ha perso due partite a tavolino, la prima per mancanza del medico e la penultima, il successo contro Gela, causa tesseramenti errati. Questo è il grosso rimpianto del campionato, possiamo dire così, perché al di là della formazione alla quale Mino gli danno due ragazzi regini come Vazzana e Jasakov, vedere che una squadra che vince sia in casa che in trasferta delle partite non facili, vederla privata della vittoria dei due punti per cause burocratiche fa sempre male, ovviamente ferma restando la responsabilità, che verrà più o meno dimostrata nell'eventuale ricorso da parte della dirigenza del Cosenza stesso. È un peccato, perché Cosenza sinceramente sta facendo un signor campionato, l'abbiamo vista espugnare il palabotteghelle della Vis, l'abbiamo vista vincere proprio a Gela trascinata da un grande Pietro Vazzana, e nell'ultima partita l'abbiamo vista vincere direi abbastanza convincentemente, in questo caso grazie alla prestazione di Lombardo, che finalmente ha dimostrato tutto il suo valore. Soprattutto c'è da segnalare il tesseramento di una vecchia gloria del basket cosentino come Dell'Icarri, che a cospetto della carta d'identità, 40 anni direi abbondanti per lui, ha fatto subito registrare una doppia cifra. Per quanto riguarda la sfida tra la Vis e il Mazzara, permettetemi di fare un paio di considerazioni. In primis l'importante vittoria da parte della Vis in una partita che non è stata assolutamente spettacolare dal punto di vista delle belle giocate, ma è stata molto avvincente, molto combattuta ed appassionante nelle battute finali, decisivo con la bomba all'ultimo secondo dei 24, quando mancava poco più di un minuto alla fine, è stato Sebi Grasso. Ma permettimi di segnalare la seconda prestazione consecutiva più che positiva da parte di Claudio Vozza, che sinceramente sta giocando a un ottimo livello. Se dovesse riuscire a migliorare qualche piccola sbavatura nella gestione di alcuni palloni, perché ricordiamo il ruolo svolto lui, quello del playmaker, che come dicevamo anche in relazione a Sorrentino è un ruolo delicato, veramente potrebbe essere la rivelazione del campionato. Fino adesso due partite contro Catanzaro e contro Mazzara, nelle quali la Vis era andata sotto, aveva un po' smarrito la fluidità, e un paio di giocate proprio di Vozza l'avevano fatta tenere sia a contatto con Catanzaro che con Mazzara. Nel momento in cui nella partita punto a punto contro Mazzara Mazzara non ha trovato poi la via del canestro con un tiro da tre di Gullo che avrebbe portato a più 7 Mazzara stessa, ma che non è andata a bersaglio, è salito in carcere a quel punto, dicevamo, Capitan Grasso con un tiro da 3 da 9 metri all'ultimo secondo, ed ha messo un paio di canestri importanti anche Carnazza,
che si è, sembra essersi ripreso dal, dai piccoli acciacchi che avevano, ne avevano caratterizzato le prestazioni nelle settimane precedenti. Quindi direi che la VIS ha ottenuto due punti fondamentali, perché Mazzara, a mio avviso, con l'arrivo di Gullo sarà un cliente scomodo per tutti. Premessa, sì, il roster di Mazzara era buono, ma avendoli visti giocare con Gullo arrivato il giorno prima, devo dire che gli mancava oggettivamente un playmaker. Sembrava una squadra un po' messa insieme con le figurine, non con le caratteristiche dei giocatori. Gullo ha dato e darà quelle geometrie, quella possibilità anche del tiro da fuori da parte del playmaker che mancava. Bene per la vista averli incontrati, diciamo, adesso, perché da qui in avanti, secondo me, con un paio di allenamenti sulle gambe, un quintetto Gullo, De Gregori, Marengo, Di Gioia e Salvatori, non è da sottovalutare. E poi, girando ancora pagina, c'è l'accesso regionale. Sabato, con variazione di orario, si giocherà alle ore 18:30. Va in scena il big match, si giocherà a Reggio Calabria al Palazzetto di Archi. La sfida tra le prime in classifica, le uniche due squadre imbattute del girone calabrese. Sto parlando del Villa San Giovanni di coach Dattola e della New Team Crotone di coach Ciccio Gualtieri. Due squadre molto forti con tanti giocatori di C1 nei propri roster, giocatori che hanno giocato in C1 chiaramente. Sto parlando da una parte dei vari Di Vico, Infelice, Lo Giacco è venuto, dall'altra invece dei vari Meduri, Cerami, Stracuzzi e Scaffidi. Chi vincerà? Punto interrogativo. Beh, direi che in questo caso i bookmaker pagano alla pari, secondo me. Forse un piccolo vantaggio lo darei al Villa San Giovanni per il fattore campo. Comunque, storicamente, chi gioca in casa è sempre un po' più favorito dalla possibilità di allenarsi, di giocare in quei canestri, in quel campo. Ma nel caso specifico direi che anche Crotone non ha dei giocatori che si lasciano influenzare o preoccupare da una trasferta. Ricordiamo che Di Vico è venuto stesso fino all'anno scorso, giocava in C1 alla Nuova Jolly, è un giocatore che in C2 ci sta solo per i regolamenti che precedentemente appunto citava Carlo Vedere, un giocatore veramente importante, così come Meduri dall'altro lato e così come parecchi giocatori che tu stesso hai nominato, che possono decidere la sfida da un lato e dall'altro. Un Cerami da una parte, un Infelice dall'altra, un Lo Giacco e uno Scaffiti, insomma le possibilità di assistere a una bella partita ci sono tutte, così come la partita disputata alla Viola anche a Crotone nella scorsa settimana, prima sconfitta per i ragazzi di Pasquale Iracà, ma l'ennesima dimostrazione è che stiamo parlando di un bel gruppo di giovani fisicamente prestanti e che hanno la possibilità in questa stagione di mettersi in mostra, così come ha fatto la bottega L Basket contro la Nuova Jolly, mettendo in mostra in questo caso un ottimo Pandolfi che è andato abbondantemente sopra la doppia cifra. Eh sì, vince la bottega L Basket che si avvicina al secondo posto, al momento detenuto dalla Bim Bum Basket Trend, che vince invece a Rosarno, e la Viola appunto combatte, va sotto di tantissimi punti a Crotone nella sfida tra le prime in classifica del precedente turno. Dopodiché grande rimonta coordinata da Francesco Russo a Gioia Tauro, e poi in un batter d'occhio Crotone rimette in campo Cristian Venuto e vince la partita. Per quanto riguarda invece la Serie D, seconda giornata andata in scena, arrivano qui grandi novità di mercato in esclusiva su Turin Basket. Il colpo di mercato arriva dalla Cleos Lazzaro, una nuova guardia per la Cleos Lazzaro, anzi due. Volete indovinare, ragazzi? No, aspetta, che poi uno è capace che stiamo dicendo un'altra cosa, quella che abbiamo mandato 2 ore fa. Io stavolta non so niente. Stavolta bottega di Giovanni Mavì. Vai, questa la firmo io. Allora, il colpo grosso per la Cleos Lazzaro di Antonio Gugliandro and Company è Sebi Canale, che ha scelto la squadra di Lazzaro per far bene. Questo lo sapevo, ho avuto un'anticipazione. Sì, lo sapevo. Vabbè. E tienitelo per te, mi raccomando. No, mi ricordi qualcuno? No, è che a me, quando mi dicono queste cose, non essendo giornalista nell'animo, come vuoi, le dimentico, a me le dicono in qualità di giocatore, capito? Sebi mi ha detto, no, andrò qui vicino, viene comodo. E poi il colpo.
purtroppo progetto. È un lieto ritorno, ritorna a Reggio Calabria in pianta stabile, il capocannoniere della Serie D nel 2001. Sì, ah, quindi stiamo parlando di l'anno giocava scorso. Negli All-Star nel 2001. Chi è, ragazzi? Indovinate. Al Ponte De Angeli. No. Pasqualino. Neanche. No, pianta stabile a Reggio. 2001. Ha i capelli biondi, non so se ancora ce l'ha biondi. Biondi o quante B? Antonio Duri. Bravo, questo è il secondo corpo. Ah, il bimbo, è la buona. Ma giocava il giallino. Era andato a Milano, ragazzi, aveva salutato tutti, è tornato. Niente, sto Reggio a canestro da sempre, notizie false e tendenziose. Non è vero, non è vero. Carlo, hai chiesto scusa, ripeti quello che hai detto all'inizio della trasmissione. Io non chiedo scusa a nessuno, cioè è passato in secondo piano, poi tra l'altro la cosa che mi duole, è passato in secondo piano il mitico Pasquale Favano. Ma se questo concorso basket e arte non lo guarda nessuno. Tra l'altro mi è arrivato un messaggino dove hanno detto, Pasquale Favano, leggendo la notizia, non lo sapeva del fatto del mercoledì, e poverino, leggendo la cosa, si è preoccupato veramente di Modena, mi ha detto, poverino Pasquale si era spaventato. Vabbè, tranquillizziamo un po' tutti, dispiace francamente. Ma che dispiace? Questo è il bello della... Secondo me hai fatto guerriglia marketing. No, la guerriglia marketing la fanno le persone intelligenti, guarda, per carità, me ne guarderei. No, guarda, secondo me hai fatto guerriglia marketing. Me ne guardo bene la guerriglia marketing. Eravamo stati, forse siamo stati una settimana meglio di qualcun altro, siamo riusciti... Grazie a te a precipitare anche noi. Mezz'ora. Nella catastrofe. Cataclisma. No, poverino Pasquale Favano, dai. Carlo, l'obiettivo è sempre distinguersi in positivo rispetto alla massa. Bene o male, purché se ne parli. No, questo lo diceva Madonna quando... Ma che dici, Madonna? C'era Madonna di Porro, chi era? Comunque lo dicevano quando si trattava di argomenti un po' più interessanti. Dai, è andata bene per questo prossimo articolo. Ricordiamo di Carlo sarà siamo più famosi di Gesù. Guarda, io vorrei sottolineare e ringraziare l'unico che ci aveva capito qualcosa di tutto questo ambaradan. Saluto e ringrazio Aldo Russo, assistant coach della Viola, che mi ha telefonato molto tranquillamente e mi ha detto: io lo so che mercoledì esce basket e arte, quindi sono tranquillissimo. Una persona intelligente. Allora a questo punto perdonatemi di menzionare anche Giorgio Rifatti. Il quale mi ha scritto su Facebook, ha scritto sicuramente sarà una cazzata riguardante Favano, così e infatti è inventato, perché diciamo che la presentazione che hai fatto, Carlo, ha colto nel segno. Sì, ma ha creato ha fatto preoccupare tutti. Va bene, dai, ricordiamo gli appuntamenti di questa settimana. Allora big match di C regionale. Vai. Alle 18:30 ad Archi, Villa San Giovanni contro New Team Crotone. La Viola gioca in trasferta, lunga trasferta, verso Matera. In trasferta tutte le altre tre formazioni di NC, sia la Vis che la Planet Catanzaro, che è chiaramente il Città di Cosenza. Tante partite in programma, vi consiglio un altro big match, si gioca ad Archi alle 4, ovvero prima della partita regionale, sempre al sabato, la sfida tra la Target, formazione lanciatissima in vetta alla classifica, e proprio la Cleos di Lazzaro. E quindi è veramente tutto. Io sono Giovanni Mafrici, vi saluto, ci ricolleghiamo. Saluto Granata. Un saluto a tutti. Saluto il reo confesso Carlo Vetere. Ciao a tutti. Da Giovanni è veramente tutto, buona serata. Calabro e DJ, vai, se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale...